arrivati in Italia, mi sento di dire benvenuti in Italia, ma soprattutto benvenuti in Europa, perché questa battaglia, io credo, non sia soltanto una battaglia del nostro paese e dei giornalisti italiani, ma credo che debba diventare una battaglia di tutta l'IFG, della Federazione Internazionale dei Giornalisti, perché il piccolissimo contributo, il piccolissimo segnale che abbiamo voluto dare in questa vicenda, nella fattispecie ai colleghi somali, è un messaggio che soprattutto deve arrivare forte e chiaro ai colleghi che nelle aree a rischio del pianeta, nei paesi dove la libertà viene quotidianamente negata, il messaggio che deve arrivare è che c'è un mondo che, nonostante, come dire, le difficoltà, nonostante anche le quotidiane lotte che deve intraprendere per difendere le libertà che non sono mai acquisite per sempre, c'è un mondo libero che guarda con attenzione a queste aree del mondo dove appunto la libertà viene negata. Noi avevamo organizzato questo corso sui migranti anche quest'anno, a pochi giorni, come facevamo l'anno scorso, dalla celebrazione della giornata mondiale del rifugiato. Questo perché naturalmente voi saprete che a questa, diciamo, delicata materia è dedicata una carta deontologica particolare, di cui parleremo semmai dopo. Tuttavia, mentre era già stato organizzato questo corso, noi siamo riusciti in questa piccola impresa. Questi cinque colleghi che vedete qui sono colleghi di una radio libera di Mogadiscio che si chiama Shabel e hanno subito in 3 anni l'uccisione di 13 loro connazionali. Altrettanti sono stati feriti. Questa piccola emittente che si batte, che si è battuta per i diritti civili nel loro paese, nel paese africano, è il Chapitre dell'Africa, a mio avviso. Quindi stamattina ci sembrava significativo mettere un elemento di cronaca e di attualità nel nostro corso. Questo perché per noi la presenza di questi colleghi ha un doppio significato. Sono rifugiati e perseguitati, e giornalisti perseguitati semplicemente per aver raccontato fatti del loro paese. Noi crediamo che l'impegno per la libertà di stampa sia uno dei primi posti del nostro programma, e abbiamo con soddisfazione accolto questi colleghi, le cui vicende umane e professionali sono davvero al limite della civiltà. Questa radio Shabelle è una radio di Mogadiscio che, come diceva Paola, ha avuto nel giro di 2-3 anni 12 giornalisti uccisi, ammazzati, altrettanti feriti. La radio è stata chiusa, questi 5 colleghi che sono qui questa mattina sono stati incarcerati, processati, condannati per reati di opinione, e sono potuti venire qui solo grazie all'impegno della Salesina, che è riuscita a far ottenere un visto proprio perché loro partecipassero questa mattina a questo evento. Ovviamente credo che non vorranno più tornare nel loro paese, ci diranno qui la loro esperienza, la loro intenzione di continuare a fare i giornalisti, a raccontare le cose anche fuori dal loro paese, mantenendo il contatto con la realtà. Mio nome è Mohammed Bashir Hashi. Ero capo redattore dei programmi di Radio Shabelle a Mogadiscio. Waxaan la kulannay dhibaatooyin xoog iyo xanuun leh oo aan kala kulannay
movimento federale che è Somalia. Lui ha detto: gli ultimi tre anni abbiamo avuto pesanti ingerenze, sia istituzionali che sono quelli contro le istituzioni e si oppongono alle opposizioni federali. iyadoo taasi ay jirto inaga haddana waxaa na siisay inaan ka sii shaqeyno gudaha wadanka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho. Lui ha detto 12 dei nostri amici, colleghi sono stati uccisi e altrettanto sono stati feriti e tanti altri colleghi hanno lasciato la patria per tutta parte del mondo per persecuzione e paure e terrore. Ma questo non ci ha impedito di fare il nostro lavoro di dovere di cronisti. Sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka ciidamada dowladda Soomaaliya ka tirsanaya weerarka uu kusoo qaaday dhismaha idaacadda Soomaaliya ee Degeney bishii October 26 sanadkii 2016 ottobre 2013 sono stati arrivati forze governative con incendi, blindati e macchine bellici e hanno attaccato il nostro sede di Radio Shabelle. E ora che la sotto i centri da Sahibedi, o anche la Fuggiro, qua sotto il Sahara, il Buhari, il Haram, il Musso, il Sottosarro, e questo è il Tiglio Sidei, la Adina Albertella e il Sottosarro. Hanno arrestato quella mattina 35 nostri colleghi e amici e hanno chiuso e hanno saccheggiato e sequestrato i sopportativi a tutti ai bate e computer e strumento di lavoro della radio e hanno chiuso la radio. kuwaasoo muddo bil ku dhow xabsiga weyn ay ku yaalay muqdisho ku karnaa kadibna maxkamad xukuntay inagoo nooga haystay waraysi aan ka qaadnay gabar bara ahayd oo xaquuqdii ay lahayd weysay oo la fugsaday. Siamo stati detenuti di un tempo. Io e il collega editore e giornalista che adesso in questo momento non è, abbiamo invitato ma non ha dovuto lasciare, questo aggiungo io, a Mogadiscio per via di ancora persistenza della persecuzione della polizia. E lui, Mohammed Bashir Hashi, sono rimasti in galera e processati per via di soltanto la intervista che ha fatto denuncia una collega somala, Fatima, che avevamo portato festa della donna di 8 marzo 2014 qui proprio grazie alle federazioni e alla stampa italiana, la denuncia che ha reso per un stupro compiuto da due aguzzini che erano la polizia politica. Haddana dabayaaqadii sanadkii hadda tegay 2014 bishii 15-kii Agoosto ciidamada dowladda ka tirsanaa Bakara weerar kusoo qaaday dhismaha idaacadda Shabeelle ee Muqdisho waxayna xireen 20 qof oo wadiyaabka idaacadda. Nonostante che hanno subito sono stati processati e condannati rispettivamente un anno l'editore e sei mesi Mohammed Bashir Hashi, abbiamo preferito di continuare il nostro lavoro di cronisti. kadib ciidamo hubaysan oo lix baabuur wata ayaa soo weeraray anigoo guriga ku fidinaya saaxiibada xisbaha. Lui dice che sono stato fuggiasco per 22 giorni e mi nascondevo ogni angolo della terra a Mogadiscio e mi ascoltavano la polizia politica, mi dicevano: ah, dove sei? Sappiamo, un giorno ti prenderemo, domani ti prenderemo e poi
poi mi hanno preso un giorno che io stavo portando aiuto ai miei colleghi in carcere, mentre che io gli portavo qualcosa a loro, mi hanno preso, mi hanno arrestato. Mi hanno portato poi dopo 21 giorni al carcere centrale dove c'erano detenuti altri colleghi di Shabab. Con i terroristi di Al-Shabaab, quelli più pericolosi, stavano insieme con le stesse istanze vicine. Sono stato 7 mesi di detenzione preventiva. Non mi hanno processato. Mi hanno portato diverse volte in tribunale e sempre udienza mi accusavano diversi capi di imputazione discordanti fra di loro, ma poi mi riportavano sempre in tribunale. I miei avvocati sono stati minacciati e hanno detto di doversi evitare di difenderlo perché è un terrorista. Alcuni dei nostri colleghi sono stati rilasciati con cauzione, ma noi e altri siamo rimasti perché hanno detto oggi sta pagate corruzione giudiziaria, vi portiamo in tribunale, altrimenti rimanete lì così. Ci sono detenuti di Al-Shabaab che loro cucinano anche, lavorano in cucina. E tanti di loro che ce l'avevano con noi, loro Al-Shabaab, siccome cucinavano, a volte hanno avvelenato un sacco di altri detenuti. E a noi ce l'avevano in particolar modo perché loro prima parlavano dagli Al-Shabaab, criticavano, adesso dice adesso voi siete qui, 7 minuti e noi vi facciamo vedere io, noi vi facciamo vedere che vi facciamo. Ok, lui dice che l'Istanbul, l'associazione degli giornalisti come Mogadiscio facevano comunicati di condanna, che però giornalisti normalmente di Mogadiscio e Somalia non potevano fare niente perché anche loro si sentivano prestati, ma ci hanno aiutato colleghi che stavano all'estero, giornalisti che stavano all'estero, quindi sì, erano lì. Horyadii hadalka gudaha maqan anaga waxaan ula heshay waxay tahay maadaama xuquuqda aadanaha iyo midda kale ee dadka dhibaataysan baan doonayna in afka lala qabto dadkii noo yimaado marka soo booqda culay sidaas ay dareemayeen sababka jeddi mutaxanaya kadib iyadoo wax dambi ah xaqiiqdu waaya sida la ii sheegay waa la isoo daayay. Lui dice che noi faceva, era un bavaglio, un censura che volta a quello di non far sapere la verità alle genti, non dare voci a chi denunciava i diritti umani e l'oppositore, sono persone che il regime è contro il pluralismo, cercano un potere, un'informazione unilaterale e non obiettiva e tutto questo. Io l'ultimo arresto ho fatto 8 mesi di galera preventiva e alla fine sono stato scarcerato per
e il fatto non sussiste, perché non c'erano prove nel mio carico. Dopo tre giorni che dopo otto mesi mi hanno rilasciato, dopo tre giorni sono venuti di nuovo e la radio, che io non avevo cominciato ancora a intraprendere il lavoro, hanno di nuovo chiuso la radio, ci hanno arrestato di nuovo, ci hanno portato il buco di Ciro un'altra volta. Quindi per la dice che in Nigeria ti hanno fatto dal comunismo. Poi mi hanno detto che mi avrebbero ucciso se io continuassi a lavorare come giornalista, insomma. Hamza Ahmed, Mohamed Sheikh Nur, Hassan Adde, Saeed Siyas, Hilwan Waqa, oo hadda laftigiisa culays xoog leh la saaray oo xataa soo bixitaankeenii aan inta ku nimid loo haysto Zaahi Cali Sow aada loo caawiyey iyo runtii Hassan Adde oo kuseeska dhacdo xildhibaano dowladda ka tirsan oo laftigooda inteena ka hadlayay oo la caawinaya sida xildhibaan Profeser Dalxa iyo xildhibaano kaloo badan oo xitaa intii aan xirnayn la weeraraa jirtay marka intii la caawisay gudaha ku sugnayd kuwii qaabka dhaqaalaha noo caawiyey iyo kuwii maamushuudi saciid madaxda ay ka haydi ururka qaranka shaqadiinta waddanka talyaaniga ina caawiyey markasta waxaan leenahay sidii aan noo garab taagnaydeen ku garab taagnaada walaalaha ku dhibaataysan magaalada Muqdisho. Lui dice che ha detto tutti questi nomi di persone che hanno elencato, che lui ringrazia, e prima c'è tutta la stampa italiana, i giornalisti e federazione della stampa e l'ordine dei giornalisti, tutti ringraziamento. Detta in istaduna farsumayo filimada la duubayo loo sheegay runtii culays xoog laha inta dumarka cidda ku qoranta dice le colleghe donne rischiano molto, molto di più di noi, ci sono minacce, ci sono cose, alcune di loro hanno rinunciato di lavorare, alcuni loro non escono, alcune di loro hanno minacciato che le avrebbero stuprati e filmati. Questo significa non solo che sei stata stuprata, ma quanto ti filmano, ti umiliano anche ancora di più sul pubblico ludibrio. Quindi le colleghe donne rischiano veramente tanto. Soomaaliya oo wax loo qabto annaga laftigeedana waxaa waaye in dowla soo maray nagaaro oon la caawiya dadana ku noqono ma hayno wareysyo fara badan hadda wareysiyo idaacadaha localka aan ka jirinaa jira oo ah sida aan ku nimid Rooma masuuliyiinta xidda loo sameysay sidii noga caawiyay sitaan ka qayb gelayno kadib culaysyo xoog lahan la kulanno oo telefoonna loo soo diraa jirta oo leeyahay lui dice che io faccio un accorato appello a tutta la comunità internazionale, l'Italia, i giornalisti italiani e stranieri, di mobilitarsi e aiutare i colleghi somali, uomini e donne che stanno rischiando veramente la vita per svolgere il loro mestiere, e questo regime che lui è qua e fa coalizione con il governo federale, con Al-Shabaab, e questo è una locuzione per sé importante,
E noi abbiamo rilasciato interviste adesso questi giorni, ha detto anche Voice of America e Radio in Mogadiscio, che hanno saputo e hanno parlato in Mogadiscio dell'evento, molto si è parlato. E attraverso questo, questi giorni, adesso essendo qua, abbiamo ricevuto tante telefonate di minacce che dicono: se voi interferite sulla politica, se tornate in Somalia, venite sistemati, voi e la vostra famiglia. E quindi lui dice: aiutate tutti e anche noi, non ci dovete aiutare perché non sappiamo dove ritornare.